vogliamo che si riesca a trovare una soluzione al grave problema che abbiamo in questo momento. I trattori non sono un qualcosa che deve andare a dar fastidio al cittadino, ma sono le nostre braccia e le nostre gambe, quindi li portiamo qua per far capire il nostro grave disagio. Dobbiamo trovare una soluzione ai problemi che ci affliggono in questo momento. Siamo importantissimi, siamo custodi del territorio, siamo custodi di questo pianeta. L'agricoltura è l'elemento base, mantiene l'assetto idrogeologico, e oggi la cosa importante è trovare una soluzione al futuro. Queste manifestazioni vogliono cercare di portare una soluzione ai problemi che abbiamo. Perché i prezzi che ci vengono riconosciuti oggi non sono più proporzionati ai costi che abbiamo nelle nostre aziende. Non hanno proprio nessun senso. L'inflazione c'è stata soltanto per certi prodotti e non per i nostri, che vengono pagati ancora quasi come gli stessi prezzi che avevano 30 anni fa. Il problema è che anche il consumatore però ha ancora sempre degli stipendi troppo bassi in proporzione. Quindi queste sono le due classi della piramide che ne risentono di più. Noi che siamo i primi a cui vengono dati dei prezzi che non hanno, come dicevo, alcuna base, e il consumatore che si trova a dover spendere la maggior parte del proprio guadagno per comprarsi il mangiare. Tutto il comparto agricolo non sia stato preso in considerazione adeguatamente né dalla politica né dai sindacati attuali. E quindi colgo l'occasione oggi per dire che noi in Regione Piemonte ci stiamo organizzando con un'associazione di categoria che possa sostituire i sindacati nel momento in cui questi continuano su questa falsa riga, perché sinceramente è impossibile andare avanti così. Qua abbiamo i giovani della scuola agraria che mi sottolineano che dovrebbero avere delle garanzie per poter continuare le aziende familiari e quant'altro, ma su queste condizioni purtroppo sono fallimenti annunciati.